In questo video voglio rispondere ad alcune domande che mi vengono davvero poste frequentemente. Vediamo quali sono. I muscoli facciali sono piccoli comparati con quelli del corpo, quindi non necessitano un allenamento lungo di ore e ore. Questo vuol dire che per avere un allenamento soddisfacente del viso basta allenarli veramente 10-15 minuti al giorno. Se proprio vogliamo di tanto in tanto fare un allenamento un po' più intenso, la durata può anche allungarsi fino ad arrivare anche a mezz'ora. Ma io ti suggerisco di non allenarti ogni giorno per 30 minuti o di più, perché in questo caso il rischio è che i muscoli si affatichino, diventano stanchi e di conseguenza anche l'esercizio che vai a svolgere non riesci a farlo in modo corretto, perché se i muscoli sono stanchi anche i movimenti non saranno perfetti e il rischio è di fare male l'esercizio. Quindi se bastano 10-15 minuti, allenati 10-15 minuti. I risultati che si possono vedere sul volto sono una cosa soggettiva perché cambia da soggetto a soggetto. Ogni persona è diversa, ha un viso diverso, una muscolatura diversa, una pelle diversa e quindi anche l'effetto che gli esercizi di yoga facciale hanno sul viso possono essere diversi, ovvero la tempistica in cui si vedono i primi risultati può variare da persona a persona. Chiaramente nel corso della mia esperienza decennale ho notato che una media c'è, quindi già dopo 4-5 settimane di pratica e di costanza si possono vedere, notare i primi risultati. Poi qualcuno li nota già dopo una decina di giorni, per qualcun altro invece ci vuole qualche mese in più, ma nella media posso dire e affermare che già dopo 4-5 settimane si possono notare dei miglioramenti. L'orario migliore per fare gli esercizi di yoga facciale è quello che va bene a te e del quale tu hai tempo, puoi ritagliarti quei 10-15 minuti e non hai impegni o urgenze da svolgere. Quindi, quando riesci a ritagliarti un tempo per te, quello è l'orario ideale per svolgere gli esercizi di yoga facciale. Poi c'è qualcuno che preferisce svolgerli la mattina perché gli danno la sensazione di benessere, di risveglio del viso, ma anche dell'organismo. Qualcuno invece preferisce fare l'allenamento di yoga facciale la sera perché gli concilia il sonno, lo rilassa e quindi gli è più piacevole fare gli esercizi la sera. Trova tu il tuo tempo ideale nel quale svolgere gli esercizi nell'arco della giornata e ricordati, la differenza la fa non tanto il quando fare gli esercizi, ma farli. Se da un lato lo yoga facciale aiuta a prevenire, a contrastare i segni del tempo e a spianare qualche rughetta, è altrettanto vero che è importantissimo svolgere gli esercizi nel modo corretto, perché lo stesso esercizio può sì spianare le rughe oppure, al contrario, causarle o crearle o accentuarle ancora di più. Ecco perché è fondamentale, soprattutto se sei alle prime armi, è importante guardarti allo specchio mentre fai l'esercizio, controlla di non creare nuove pieghe e se ne hai già di rughe, attenzione a non accentuarle ancora di più. Questo puoi farlo nel caso ti comparissero delle pieghe mentre fai gli esercizi. Innanzitutto assicurati di fare l'esercizio in modo corretto e seguire le istruzioni e le indicazioni che ti do nel fare l'esercizio. Se dovessero accentuarsi delle rughette o comparire delle rughette, è importante che tu usi le mani per coprire tali pieghe e mantenere la pelle distesa durante l'esecuzione di tutto l'esercizio. Cosa vuol dire? Ad esempio, se io faccio una O, tiro in dentro le labbra e sollevo le guance e se mi si dovessero creare delle pieghette qua, appoggio mentre faccio l'esercizio le mani su questa zona in modo da mantenere la pelle distesa e non piegata durante l'esercizio. Non serve né premere né tirare, solo appoggiare le dita sulla zona interessata. Stessa cosa vale per la zona perioculare, quindi se durante l'esercizio,
Noti delle pieghe, delle grinze intorno agli occhi, posiziona le mani in questo modo per mantenere la pelle distesa su questa zona. Se necessiti di mettere le mani sia intorno alla bocca che intorno agli occhi, trova una posizione con le mani che ti permette di coprire entrambe le zone. Ad esempio, un'idea potrebbe essere questa. Così ti assicuri di coprire sia la zona intorno alla bocca che intorno agli occhi. Ok? Lo yoga facciale è adatto anche a chi fa trattamenti di filler, acido ialuronico o botulino, perché anche questo tipo di visi hanno dei muscoli e bisogna allenarli per mantenere la tonicità del viso. Un suggerimento che ti posso dare se fai trattamenti di questi due prodotti di aspettare almeno 2 settimane dal trattamento per iniziare a praticare gli esercizi di yoga facciale, perché necessita un periodo di assestamento di questi liquidi prima di iniziare a muovere i muscoli. Se invece hai fatto altri trattamenti o interventi un po' più invasivi, allora ti suggerisco di aspettare più tempo, ovvero anche di seguire i consigli del tuo medico.